I bambini in manicomio ci sono sempre stati, ma non hanno mai avuto voce. La filosofia era chi non è al passo col tempo, chi non è al passo con la società, chi non è al passo con le esigenze di quel momento veniva scartato. Era praticamente nato un paese qua dentro, c'era tutto quello che poteva servire per stare chiusi qua dentro. È una forma strana in cui appunto il bambino era stimolato a usare la fantasia. Ci chiedevano quando andavamo via, quando tornate, ci si attaccavano a noi proprio fisicamente. Andava fuori, magari nuda, sotto l'acqua. Le reazioni, quando uno è al manicomio, cosa può fare più che il matto? Degente, una parte dei degenti partecipò a questo spettacolo, ma non solo come spettatore. Questi bambini erano chiusi a chiave. Iniziò la teoria che la chiusura dentro le mura non era più così educativa, bisognava abbandonare le chiavi e lasciare le porte aperte. Contento ogni tanto di frequentare questo luogo perché mi ricorda la collaborazione con lo psichiatra Nino Lo Perfido, che qui era il direttore. Le nostre idee sull'educazione stessa sono molto evolute da allora. Laddove ci sono relazioni, c'è qualità della vita buona, c'è salute. Questo è il mondo che è nato da quell'incubo che invece era stato il Sant'Ezennaro, che io non conoscevo e che a dire il vero molti molesi non conoscono ancora oggi. I bambini in manicomio ci sono sempre stati, ma non hanno mai avuto voce. E soltanto dopo la Seconda Guerra Mondiale, la provincia di Bologna, che era diventata proprietaria alla fine dell'Ottocento dell'ex ospedale centrale, che poi fu chiamato Lolli nel 1926, si occupò di loro, togliendoli dalla promiscuità, creando un padiglione dedicato esclusivamente a loro, uno dei padiglioni dell'ospedale Lolli, l'11, il famigerato 11, dove furono riuniti i bambini considerati recuperabili. La loro condizione era di essere custoditi da un gruppo di infermiere con un a capo padiglione, in un rapporto assolutamente impersonale che non favoriva assolutamente il loro recupero e soprattutto lo sviluppo di determinate capacità anche e di esigenze affettive e anche con la possibilità di frequentare una scuola, che è una scuola cosiddetta speciale, con delle maestre diplomate della scuola di ortofrenia. La prima esperienza che io ho fatto è stata proprio nel padiglione 11. Al padiglione 11 dovevano essere una trentina di ragazzi. C'erano dei casi un po' particolari perché i bambini poi dell'11 venivano tutti dall'IMPP di Bologna, che era una sorta di orfanotrofio di bambini abbandonati, di bambini senza famiglia o di bambini in situazioni piuttosto gravi. Era una vita veramente carceraria, quella che facevamo al padiglione numero 11. Tutti noi con i camici bianchi come gli infermieri, un rosso di chiavi grandi come questa, ma un rosso così dentro in una tasca del grembiule che c'era anche da andare via di traverso. Se volevi entrare in un posto bisognava aprire la porta, girarsi indietro, richiuderla, andare avanti, apro, chiudo e così via, da porta a porta, eravamo chiusi dentro, sigillati proprio come dei carcerati.
E quindi noi facevamo quello che si poteva fare, io me li portavo anche a casa, a mio rischio e pericolo, per fortuna che si poteva fare, perché in questo modo, secondo me, sia loro che io eravamo più contenti, così. In questo padiglione 11 furono riuniti molti bambini, a un punto tale che nel giro di pochi anni gli spazi si rivelarono inidonei e insufficienti e l'amministrazione provinciale destinò come sede per questi bambini un altro edificio di proprietà sempre della provincia, prospiciente il Lolli. Infatti la provincia era stata molto lungimirante nella sua gestione, in quanto subito dopo aver acquistato l'ospedale aveva acquisito anche gli orti prospicienti, l'orto Vaina, costruendo qui una grande colonia agricola, appunto all'inizio del Novecento, dove potevano essere ricoverati tutti i prodotti che venivano coltivati, che venivano ricavati dalla coltivazione di questo orto, dai pazienti stessi del Lolli, e dove venivano stivati quindi non soltanto i raccolti, ma c'erano anche stalle e serre e quant'altro. Quindi questi ambienti nel 1956 furono riadattati per essere, diciamo così, la sede nuova dei bambini tolti dal padiglione 11. E nel 1956, proprio mentre avveniva tutto questo, avvennero i fatti di Terrazzano, dove un giovane operaio, un meccanico, perse la vita per salvare dei bambini che erano stati sequestrati da due malviventi. Questo meccanico si chiamava Sante Zennaro e quindi il fatto destò tanto scalpore che questo istituto psicopedagogico fu intitolato a lui. Da quel momento noi parliamo sempre di Sante Zennaro. Venivano ricoverati anche i bambini che venivano da tutta la provincia, quindi arrivarono a essere a sfiorare le 200 unità in degli spazi ristretti, quindi immediatamente si comprese che anche questa soluzione era inidonea alla loro vita. E gli anni 60 furono gli anni del grande cambiamento. Già nel 60 l'amministrazione provinciale, con lungimiranza, bandì due diversi concorsi molto importanti. Uno fu quello per la costruzione di una nuova sede e l'altro per la nomina di un nuovo primario. Che cosa significa questo? Significa che fino a quel momento i bambini erano stati gestiti comunque dal direttore del Lolli, mentre adesso avrebbero avuto una direzione medica dedicata. La nuova sede sarebbe stata più stimolante per loro, quindi in spazi più aperti, più gradevoli e più piccoli, che non li facesse sentire contenuti tutti insieme in un grande camerone. Negli anni 60 fu istituito un concorso dalla provincia di Bologna per costruire un nuovo complesso che avrebbe dovuto ospitare i bambini con delle disabilità, delle difficoltà di inserimento nella realtà quotidiana. A vincere questo concorso fu un gruppo di 5 architetti di Milano, tra cui Carlo Bassi, Goffredo Boschetti, più famosi e anche più conosciuti nell'ambiente, aiutati dall'architetto Giovanni Fagioli, Roberto Lucca e Gianni Zenoni. Sicuramente il bando a cui hanno partecipato chiedeva un complesso di tipologia villaggio ed è appunto quello in cui ci troviamo. Adesso siamo sotto al portico che collega i vari edifici, che sono tutti quanti edifici bassi, massimo due piani, a parte il monoblocco all'ingresso dell'istituto, che doveva ospitare l'amministrazione, l'infermeria e i laboratori. L'architettura che possiamo vedere è un'architettura che si ispira all'architettura padana, con i suoi tetti bassi, tetti a falda, movimentati, e quindi anche a misura di bambino.
Il complesso di Santo Zennaro è formato da tanti piccoli edifici che già in fase di progettazione avevano funzioni diverse. L'ultima palazzina nel portico, sotto al portico, era il padiglione di ceramica e lì c'erano, mi sembra, due forni e dei tavoli grandi, e noi come scuola materna, con il ceramista Gioghi che lavorava qui, siamo andati a Natale a fare delle piccole cose, lui ce le ha cotte nel forno, accendeva il forno ogni tanto, faceva per esempio quei pannelli che sono appesi, li ha fatti tutti quanti lui, li ha fatti Gioghi. Quindi era praticamente nato un paese qua dentro, c'era tutto quello che poteva servire per stare chiusi qua dentro. Il parco, anch'esso un elemento fondamentale del complesso del Santo Zennaro, è stato progettato come un parco bronsoniano, ovvero un parco dove si mischiano le essenze arboree senza un ordine preciso. Non è stata un'idea degli architetti che hanno fatto gli edifici, perché loro avevano strutturato il parco con una serie di impianti sportivi per i ragazzi. Adesso ha una fisionomia da parco, con queste conifere, larici molto grandi. Nella parte davanti alla palestra invece c'erano delle palme, molte palme nel parco. Verso la fine degli anni 60, quando si stavano concludendo i lavori per la costruzione del complesso, sono stati fatti dei concorsi, sempre da parte della provincia, per abbellire sia il parco sia il portico con i mosaici di Raccagni e di Brunetti. Per le sculture il concorso è stato vinto da Alessandro Tagliolini, che ha fatto una serie di sculture in cemento, in cemento con sotto una rete metallica, con delle forme non proprio consone, insomma non i classici giochi per bambini, perché lui credeva che i giochi dei bambini normali, diciamo così, limitassero la fantasia. Quindi lui ha creato queste forme che richiamano cose conosciute, ma che in realtà dovrebbero stimolare la fantasia del bambino. Una delle sculture di Tagliolini è questa che vediamo, ovvero il ventre della balena. È una forma strana in cui appunto il bambino era stimolato a usare la fantasia, e in particolare in questa scultura Tagliolini vedeva una sorta di mistero come descrizione dell'opera. Nelle altre sculture di Tagliolini troviamo sempre lo stesso concetto di ricerca, di stimolazione, di la sensazione del bambino. Per esempio c'è lo scivolo, che doveva stimolare il senso della montagna, del pericolo, della paura, oppure il fungo, che con la sua cappella doveva dare senso di rifugio, oppure la foresta, che è quello che proprio è sparito completamente, che aveva degli elementi verticali che dovevano dare il senso dell'avventura. D'altra scultura, insieme al percorso d'acqua, è la barca, che dà l'idea di isola. Erano presenti anche un gruppo di tre paperelle, praticamente di tre animali, che doveva dare l'idea proprio di appartenere a un gruppo. Le ultime due sculture di Tagliolini sono il labirinto, che dovevano stimolare la sensazione dell'ignoto, e l'osservatorio, che doveva accentuare la scoperta dell'infinito.
un altro artista che ha lavorato, che ha fatto 3 sculture gioco, è Nello Bini. La legge del 1904 stabiliva, per quanto riguarda il problema mentale, che tutti coloro che creassero problematiche o anche solo imbarazzi alla società dovevano essere sostanzialmente immessi in queste istituzioni, quindi sistemati in luoghi dove non potessero creare imbarazzi. Era un modo per difendere la società da queste creature, e quindi quante mogli ripudiate, quante ragazze incinte che si dovevano liberare dei loro bambini, quanti fratelli che non dovevano partecipare alla suddivisione del patrimonio familiare, e anche quanti bambini venivano approdavano ai brefotrofi e poi al manicomio dei bambini, all'istituto medico psicopedagogico. Erano gli anni in cui anche si cercava di portare le persone fuori, dentro i vari manicomi e viceversa, però le attività erano poche. Io vidi per la prima volta il teatro, io credo che molti molesi non sapessero che aveva un vero e proprio teatro. Quell'anno mi ricordo che venne Paolo Poli. Paolo Poli era, fra l'altro, nel periodo più suo, più splendido, eccetera. Il teatro era gremito, gremitissimo. La cosa fu un successo, sia dal punto di vista del pubblico, sia Paolo Poli, che era, insomma, travolgente. Fece la solita cosa, vaudeville, operetta, travestimento, monologo, insomma, i degenti, una parte dei degenti partecipò a questo spettacolo, ma non solo come spettatori. Qualcuno salì sul palco e Paolo Poli, intelligentissimo, pronto a improvvisare, a scambiare battute con loro, fu una piccola iniziativa via di vero intreccio tra le persone, quelle privilegiate che stanno un po' meglio fuori e quelle ovviamente non privilegiate che stavano in una manicomio che però già allora si stava aprendo, uscivano eccetera, ma erano un po' ancora gli inizi. Io ho avuto modo di vederla per la prima volta all'ospedale psichiatrico, dove lei proveniva da Budrio ed era considerata la più pazza che esistesse, reagiva in maniere decise ai soprusi, non dico niente di più, perché il manicomio quello era. Agnesina è rimasta sempre una fra le più in vista, perché era la reattiva al massimo, era aggressiva, era una ragazzona. Per esempio, pioveva, quelle poche volte che non era legata a letto, slegava, sciolta, andava fuori, magari nuda, sotto.